Ecco, ci siamo con Jody, benvenuto. Grazie Allora, sei all'inizio di una nuova avventura televisiva. Raccontaci un po', attraverso anche un po' degli hashtag, che programma è quello che sta partendo su Dia Kids? Allora, partiamo subito con l'hashtag principale, hashtag Ready Music Play, perché Ready Music Play è il titolo di questo programma che ha al centro il divertimento, la musica, il mondo dei social e l'amicizia. Perché l'amicizia? Perché in realtà è una sfida fra quattro amiche, di fatto. Le quattro mie compagne di viaggio, Giulia, Sofia, Birgit e Caterina, si sfidano, e metto le virgolette perché appunto è una sfida non competitiva, si sfidano in coreografie, balletti, lip sync, di fatto richiamando un po' quello che è il mondo di TikTok, di questo social che sta andando tantissimo, soprattutto nell'ultimo periodo, e che loro, di cui loro sono delle star, di fatto. E loro fanno sì che chi guarda questo programma possa divertirsi insieme a loro. Ogni puntata scoprono la canzone del giorno, scoprono lo sfondo, il background del giorno, andranno insieme, accompagnate da me, in un guardaroba in cui sceglieranno l'outfit a seconda appunto del background della canzone, e poi si ritroveranno nel backstage di Ready Music Play a provare delle coreografie e a ripassare le parole della canzone, il lip sync. È un programma che sicuramente intratterrà molto, soprattutto i più giovani e quelli che ogni giorno si trovano a utilizzare lo smartphone piuttosto che TikTok, piuttosto che Instagram, perché il linguaggio si avvicina molto appunto a quello dei giovani. E secondo me è una cosa super positiva il fatto che magari dei genitori si possono ritrovare davanti alla televisione con i propri figli, che sono più esperti dei genitori per quanto riguarda un contenuto che in realtà ultimamente è utilizzato al 90% più dai genitori che dai figli, perché ormai i figli utilizzano appunto piattaforme online, i social, Netflix, lo streaming in generale, e questa è una scusa per ritrovarsi sul divano come una volta. Tu sei, che tipo di telespettatore sei tu? Allora, io sono un telespettatore che, siccome sono un po' più avanti con l'età rispetto alle ragazze, Qualche qualche annetto, annetto, sì, diciamo diciamo che qualche annetto, no, più avanti con l'età, sembrava. ho 25 anni, ho 25 anni, e quando ero più piccolo ero il ragazzo che dopo scuola tornava e vedeva i cartoni animati, ok? Però ovviamente ultimamente con l'avvento di Netflix, con l'avvento di questi social, che ormai, in cui ormai possiamo fruire di tutti i contenuti, sono uno che si aggiorna molto, quindi devo ammettere che mi sono allineato anch'io a questa tendenza, perché effettivamente fruire dei contenuti quando si vuole tramite YouTube, tramite Netflix, tramite piattaforme del genere è sicuramente più variegato, si hanno più possibilità rispetto che la televisione tradizionale. Rimane comunque una cosa che c'è nella mia vita, perché oltre al fatto che mi piacerebbe lavorarci, e grazie a Ready Music Play è stata un'occasione in più in cui ci sono buttato con tutto il mio entusiasmo. Devo dire che sì, io mangio serie TV ogni settimana, mi abbono a tutto ciò che è possibile e immaginabile per quanto riguarda appunto quello che è i film, le serie, e quindi sono anch'io aggiornato per quanto riguarda la fruizione dei contenuti online. Onnivoro, Onnivoro, diciamo. sì, ogni cosa, ogni cosa. Tu hai parlato delle ragazze del programma come delle star del web, TikTok, però anche tu sei un volto più che noto. Diciamo di sì, che grazie a dei progetti che ho avuto soprattutto dal, diciamo, 2015 fino ad ora, mi sono passato un po' tutti i campi, perché adesso da aprile ho un mio programma radio che conduco su RDS Next, che è la startup di RDS che esiste da qualche mese. È una radio per i millennials, per i più giovani, nel quale vengono condotti dei programmi da influencer, e io faccio parte della fascia dai 18 ai 19, dal lunedì al venerdì, e si chiama Social Room, tra l'altro, il programma. Infatti parlo del mondo dei social, di quello che accade in rete, e in più appunto dal 2015 ho avuto l'opportunità di lavorare come attore in altre serie per ragazze, quindi in realtà diciamo che sono conosciuto sul web perché ho un pubblico di giovanissimi, perché ho fatto una serie su Disney Channel, una serie su Rai Gulp, e adesso sono Dea Kids, ed è bello perché comunque si rimane un po' su quella linea là, e devo dire che, ma anche la storia lo dice, per chi vuole affrontare questo mondo della televisione, dello spettacolo, molti, anche in America,
America, cose così, sono partiti da dei format per giovani, perché oltre che essere una palestra pazzesca, è comunque un'infarinatura di quello che è il mondo dello spettacolo, che parte a bomba, perché comunque il tipo di recitazione, il tipo di approccio con il pubblico è qualcosa che è molto più diciamo ingrandito, molto più esaltato rispetto a quello che può essere magari un presentatore classico della televisione per adulti o cose così. Quindi sicuramente ho avuto la fortuna di essere conosciuto ultimamente per serie TV per ragazzi, radio adesso, e poi ho anche un progetto su YouTube con due miei amici che sta andando benissimo nell'ultimo anno. Siamo tutte le settimane, adesso non è per gasarmi, ma siamo tutte le settimane le tendenze di YouTube Italia. Il canale di questo amico si chiama Anthony Pence, faccio video con lui e con un altro ragazzo che si chiama Rednos, e facciamo un po' la Jalapas 2.0, perché commentiamo il programma in modo simpatico, ecco. Quindi diciamo che tutti i campi, c'è tutto tondo, diciamo, molto multidisciplinare, web, praticamente web, televisione, radio.